pochi giorni dall'entrata in vigore dei servizi di controllo da parte di un'agenzia privata dei giardini del Porcinaia ad Arezzo, un primo bilancio. La presenza dei due uomini in divisa che ogni giorno percorrono a piedi tutta l'area sembra dare i primi risultati. Siamo all'inizio, sono pochi giorni che questo servizio è partito. Avete già riscontrato qualche caso critico oppure la presenza della divisa, perché di fatto anche la vostra è una divisa, insomma già scoraggia tanti comportamenti? Sicuramente abbiamo notato che la divisa scoraggia dei comportamenti rispetto alle fasi iniziali, quindi proprio ai primi giorni, sono addirittura alle prime ore di servizio. Abbiamo riscontrato che effettivamente siamo un deterrente, che poi in realtà è quello che noi volevamo essere fondamentalmente, quindi abbiamo notato che particolari criticità dove appunto potesse essere necessario chiamare le forze dell'ordine o comunque intervenire con una importanza diversa, insomma, non ci sono state. Quindi probabilmente, insomma, lo scopo della vigilanza è stato, insomma, raggiunto, immagino. I vigilantes terranno sotto controllo i giardini fino alla partenza dei lavori di riqualificazione previsti per giugno. Intanto già una corposa potatura degli alberi consente una visuale migliore. I pattugliamenti saranno dalla domenica al giovedì, dalle 14 alle 2 del mattino, mentre il venerdì e il sabato la vigilanza arriverà fino alle 4 del mattino. L'area in cui ci concentriamo è sicuramente questa. Effettuiamo un servizio di pattugliamento costante, andando avanti e indietro appunto per tutti questi giardini, dove insomma andiamo a verificare se ci possono essere degli elementi di criticità o delle situazioni in cui possa essere necessario o un primo blando intervento da parte nostra come, insomma, prima azione correttiva, oppure andremo a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, con le quali, insomma, anche in più occasioni abbiamo collaborato e comunque abbiamo sempre avuto il massimo appoggio.